Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG di TV City. A rischio chiusura il centro per bambini autistici di Ottaviano. Questa mattina un incontro alla direzione dell'ASL Napoli 3 Sud a sostegno delle famiglie e anche l'associazione La Libellula. Non manca il consueto aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano. Si registra un lieve aumento dei casi. Parte il monitoraggio nelle scuole promosso dall'ASL Napoli 3 Sud, coinvolti in questa prima fase circa 900 alunni con tutti i tamponi negativi. Torniamo a Torre del Greco con l'appello del sindaco Giovanni Palomba alla cittadinanza ad usufruire della riduzione Tari. In chiusura lo sport con la Turris Show a Catania. I Corallini vincono per 4-3 e si preparano all'incontro casalingo con il Latina. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Maria Orlando, presidente dell'associazione La Libellula, stamattina un incontro all'ASL con una delegazione di famiglie di bimbi autistici. Da lunedì una tegola cade su queste famiglie, c'è il rischio di chiusura del centro terapeutico di Ottaviano. Sì, purtroppo, la storia continua, in quanto ci ritroviamo di nuovo catapultati in un fenomeno analogo di diversi anni fa, che fortunatamente però l'epilogo fu positivo. Purtroppo sì, il centro Napoli Sanit che copre l'assistenza anche a famiglie di Torre del Greco, lunedì ha dato comunicazione ai suoi utenti che sarà imminente la chiusura. Sono stata appunto convocata a supporto di queste mamme e abbiamo chiesto un incontro all'ASL per cercare di capire, ovviamente, dal canto loro quale fosse, se ci fosse una soluzione alla problematica. Come è andato questo incontro? Quali sono state le risposte? Le risposte sono state pressappoco quelle che ci aspettavamo, nel senso che è stato superato il tetto di spesa, quindi il centro ritiene che non potrà garantire la continuità terapeutica a queste famiglie in quanto non dispone dei fondi necessari, mentre l'ASL sostiene prettamente il contrario, nel senso che dice che il centro sulla base di dati statistici e quant'altro potrebbe tranquillamente prorogare. È stato pianificato un incontro tra le parti che si terrà mercoledì 6 ottobre, dove io spero e mi auguro che sarà un incontro ovviamente costruttivo e positivo, anche perché alla fine a pagarne le conseguenze non sarà né l'ASL e non sarà né il centro in questione, ma saranno queste famose mamme che si ritroveranno con una sospensione terapeutica che non è affatto positiva per questi bambini ed è ulteriormente dannosa. Che significa sospensione della terapia? Sospensione significa che questi bambini si ritroveranno senza percorso terapeutico e quindi andranno in frustrazione. Perché parliamo di bambini autistici, quindi potranno abbandonarsi a fenomeni di autolesionismo e quindi i genitori dovranno fronteggiare a situazioni veramente disastrose. E soprattutto la cosa brutta è che si perderanno anche i progressi, i benefici acquisiti delle terapie precedenti, perché un'interruzione, una sospensione farà in modo che cadrà tutto il castello positivo che si era costruito, terapeutico che si era costruito fino ad ora. Lunedì lei sarà con queste mamme lì ad Ottaviano? Io sarò sempre con queste mamme. Mi auguro che ci sarà da parte del centro in questione una sorta di collaborazione, come la stessa collaborazione che abbiamo chiesto all'ASL. Sospendere le terapie implicherebbe un sistema burocratico particolare per poterle poi ricominciare. Quindi, no, sarebbe un ulteriore disagio per queste famiglie. Quindi mi auguro che il centro possa riflettere, soprattutto faccio proprio capo alla loro solidarietà nei confronti di queste famiglie, perché poi alla fine il percorso terapeutico, alla base di ogni percorso terapeutico, ci dovrebbe essere anche tanta umanità. Quindi faccio, almeno lunedì si scamperebbe questa chiusura, mercoledì ci sarebbe l'incontro e mi auguro che tutto vada per il meglio. Io in qualità di associazione ho già avvertito, già avvisato le mamme che qualora lunedì non ci fosse, diciamo, un'apertura anche da parte del centro e quindi non ci sarebbe più questo scaricabarile e scaricaresponsabilità tra le parti,
Io sarò costretta a chiedere un incontro al garante dei disabili, l'avvocato Colombo della Regione Campania, in quanto facendo appello anche ai fondi che sono stati stanziati da De Luca proprio per percorsi per autisti, specifici per percorsi per autistici sulla base della delibera 131, io farò appello all'aiuto, al supporto dell'avvocato Colombo. Chiederò un incontro in rappresentanza di queste mamme affinché possa intervenire anche lui con gli organi in questione. Perché questo diritto alla salute non venga negato. Assolutamente. E io penso che il diritto alla salute e soprattutto alla continuità terapeutica, che in questo caso è funzionale, sia un oltraggio negarlo, soprattutto nei confronti di queste famiglie che già vivono un dramma di loro. Lieve aumento dei contagi nei comuni vesuviani. A Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino, sono 4 i nuovi casi di positività certificati. Sono invece 2 le guarigioni registrate. Continua a mutare dunque il bilancio dei contagiati, con 85 attualmente positivi, di cui 11 ospedalizzati. Nel comune di Torre Annunziata si sono registrati 2 nuovi casi di contagio a fronte di 62 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 3,23%. Non si registrano guarigioni. Sono 39 dunque i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 49.513. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 22.375, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 27.138. Via il piano per il monitoraggio della circolazione del Covid-19 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. A tal fine sono stati individuati 6 istituti comprensivi, rappresentativi dell'ASL Napoli 3 Sud. Le 6 scuole sentinella sono state scelte in base alla geografia del territorio, alla densità di popolazione e agli ambiti distrettuali dell'azienda sanitaria. Il monitoraggio viene effettuato su base volontaria e rivolto a soggetti di età compresa tra i 6 e gli 11 anni e tra i 12 e i 14 anni che frequentano le scuole sentinella. Nella prima sessione di monitoraggio, dal 13 al 26 settembre, sono stati coinvolti circa 900 alunni. Gli esiti dei tamponi molecolari salivari analizzati presso l'unità operativa di microbiologia e virologia dell'ospedale Cotugno di Napoli sono tutti risultati negativi. Le scuole sentinella sono l'Istituto Aliperti di Marigliano, De Curtis di Palma Campania, De Luca Piccione di Cercola, Don Peppe Diana di Portici, Amedeo Maiuri di Pompei e Salvati Panzini di Castellammare di Stabia. Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palumba, parla alla cittadinanza. Un appello ad usufruire della riduzione Tari a favore delle utenze domestiche colpite dalla crisi economica scaturita dalla pandemia. Voglio darvi questo avviso che è importantissimo per quanto riguarda l'economia delle nostre attività produttive e delle nostre famiglie. Il Consiglio Comunale il 21 luglio del 2021 ha approvato le riduzioni ai fini Tari 2021 a favore delle utenze domestiche e non domestiche. Per quanto riguarda le non domestiche, l'amministrazione comunale, per venire incontro alle esigenze delle attività commerciali che hanno subito particolari conseguenze economiche, ha finanziato per la crisi pandemica 1.100.000 euro. Le riduzioni di queste tariffe già sono state applicate in automatico per quanto riguarda le attività commerciali. Invece per le famiglie noi abbiamo stanziato circa 1.400.000 di riduzioni. Il primo cittadino ha ricordato le modalità per presentare la domanda entro il 15 ottobre. Bisogna presentarsi agli uffici della Publi Servizi situati a Torre del Greco, Viale Europa 63, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, anche il sabato dalle 9 alle 12.30. Poi all'ufficio tributi del Comune di Torre del Greco, sito a Via Calasso Emilini Marzoli, dal martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30.
A chi è diretta questa riduzione? Guardate, allo stato attuale sono già arrivate 2.000 domande, ma si deve, noi abbiamo visto circa 20.000 domande. Siccome la scadenza è il 15 di ottobre, quindi il 15 di questo mese, noi dobbiamo raggiungere quanto è più possibile, perché io non voglio che tutti i soldi che sono stati messi a disposizione vengano praticamente presi dalle famiglie che ne hanno la possibilità di poter partecipare a questa riduzione. In particolar modo, chi sono le famiglie che devono presentare la domanda? Si devono presentare agli uffici. Quelle con un reddito ISEE da 0 a 10.000 euro possono avere una riduzione fino al 50%. Reddito ISEE da 10.000 a 15.000 con una riduzione anche del 30%. Riduzione ISEE da 15.000 a 24.000, una riduzione addirittura anche del 20%. Cosa bisogna apportare? Certificato ISEE in corso di validità e documento di riconoscimento. A tutti i cittadini che hanno la possibilità, che rientrano in queste agevolazioni, gentilmente presentatevi agli uffici. La scadenza è il 15 ottobre, io non vorrei perdere un euro per le famiglie della mia città, della città di Torre del Greco. Grazie a tutti. Clamoroso al Cibali, la Turris formato trasferta e spugna con un pirotecnico 4-3 il campo del Catania e si proietta nelle zone alte di classifica. Inizia però dei padroni di casa che trovano subito il gol al settimo con Moro che in area ha il tempo di controllare palla, girarsi e trafiggere Perina. Reazione immediata però dei corallini, passa solo un minuto, Giannone ruba palla al limite e di destro fa 1-1. Partita combattutissima, Russotto per il Catania prova da fuori, ma Perina è bravo a deviare. Al 36esimo svolta del match, Russini rimedia il secondo giallo e lascia la sua squadra in 10. Nel recupero splendida azione della Turris, traversone di Giannone che trova in area Varutti, sponda per Leonetti che da pochi passi supera Sala per la seconda volta. All'intervallo è 1-2. Nella ripresa la partita si infiamma, al 52esimo minuto Leonetti serve in area Santagnello che in diagonale trova la terza rete. Passano 3 minuti e gli etnei ottengono un rigore per fallo di mano di Lorenzini. Moro non sbaglia e accorcia le distanze. Al 65esimo contropiede perfetto della Turris, con Loreto che in velocità supera il diretto marcatore e serve al centro alla corrente Esempio, che di piatto supera per la quarta volta il portiere avversario. A 10 minuti dalla fine mischia in area Corallina, dove Biondi trova il guizzo vincente che riapre ancora una volta la gara per i rossoazzurri. Nel recupero è Calapaia ad avere sul piede il pallone del clamoroso pareggio, ma Perina è miracoloso e salva i suoi. Finisce 4-3, una partita spettacolare con una Turris che dimostra ottime potenzialità in attacco, ma lascia ancora qualche dubbio sulla fase difensiva, visti i gol subiti in superiorità numerica. Domenica prossima impegno interno contro il Latina per sfatare il tabù Liguori, dove finora sono arrivate solo sconfitte, e restare agganciati al treno di testa. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Buon fine settimana. L'informazione del TG di TV City vi dà appuntamento a lunedì.